Il programma è offerto da Nuova Ricerca. Thermocontrol Service. Qua. Buon lunedì sera a tutti, bentrovati all'appuntamento consueto con calcio.basket. Inizia adesso la nostra maratona televisiva, prima parte dedicata al calcio fino alle 22:15 e poi la serata basket che questa sera dedicheremo al grande Alberto Bucci che purtroppo ci ha lasciato sabato. Andiamo subito a scoprire i nostri ospiti a partire dal nostro Attilio Fabbri che non è ospite ma è un padrone di casa. Buonasera Attilio. A tutti, buonasera. Andiamo a parlare questa sera di Granata che si è preso il comando della classifica con il difensore Federico Babino, buonasera. Buonasera a tutti. E con Claudio Maroni, anche lui difensore, buonasera. Buonasera. Quindi l'asse difensivo l'abbiamo sistemato. Poi abbiamo l'allenatore della Promo Sport, Angelo Raul Ceroni, buonasera. Buonasera a lei. E però dobbiamo anche sistemare il centrocampo e allora abbiamo il centrocampista della Promo Sport, Simone Franco, buonasera Simone. Buonasera. E completiamo con il centrocampista del Gemmano Fabio Ricciotti. Buonasera, buonasera a tutti. E torniamo in difesa con il difensore Francesco Corbelli, sempre del Gemmano. Buonasera. Buonasera. Benissimo, allora partiamo subito con il Granata, prima categoria, girone H, 0-0 a Mondaino, che vi permette, anche grazie ai risultati di altri campi, di essere in testa. Sì, è stata una partita un po' strana quella di ieri, diciamo un primo tempo avaro di emozioni mentre un secondo tempo molto lottato da entrambe le squadre, dove ci sono state 3-4 occasioni sia per il Mondaino sia per il Granata. Forse l'occasione più ghiotta l'abbiamo avuto noi del Granata, che ci è stato concesso un calcio di rigore a favore al 93esimo, peccato che l'abbiamo sbagliato e rimaniamo un po' con l'amaro in bocca, però guardiamo il futuro e guardiamo il futuro con aria positiva, anche perché stiamo facendo un buon campionato anche oltre alle nostre aspettative. Che partita è stata? Ammetto che io sono infortunato dall'ultima del girone d'andata. Quindi non hai vista la partita? Tra l'altro domenica purtroppo avevo un impegno familiare, non sono potuto neanche andare a vedere. Allora dopo ti faccio una domanda di riserva. Allora. Allora ti chiedo, visto che la partita non l'hai vista, dopo sulla partita torniamo, certo, appunto con te, però insomma bel campionato questo, sì, sia il vostro che in generale, insomma un bel torneo molto equilibrato. Come ha detto Federico, stiamo facendo un campionato sopra le aspettative e volevamo far meglio dell'anno scorso, stiamo facendo molto meglio, siamo addirittura in testa, adesso ci sono le ultime 7 battaglie da dare tutto e tirar fuori le energie che abbiamo rimasto. Ecco, torniamo a questo 0-0, sì. Che partita è stata più nel dettaglio? Raccontami qualcosa. Ma come ho detto prima, il primo tempo è stato avaro di emozioni, non ci sono state grandissime occasioni né per il Mondaino né per il Granata, e nel secondo tempo ci siamo scoperti un po' di più entrambe le squadre, infatti sono nate parecchie occasioni sia da una parte che dall'altra. C'era voglia di portare a casa i 3 punti? Insomma, certamente, quello sempre, si va sempre in campo per vincere, mai per portare a casa un pareggio o una sconfitta. E niente, verso la metà del secondo tempo è stato annullato un gol al Mondaino per un giusto fallo di mano dell'attaccante del Mondaino. Che c'era però? C'era, sì, giustissimo. E poi la partita si è sviluppata, è stata una partita strana perché tirava molto vento, il campo di Mondaino è un campo molto piccolo, quindi era fatica a giocare a palla terra, si giocava soprattutto sui palloni alti, sulle palle alte, e diciamo che non è stato forse un bellissimo vedere per gli spettatori, però ci sono anche queste giornate qui.
E niente, come ripetevo prima, il nostro attaccante Filippo Mancini al 93esimo ha sbagliato per sfortuna un rigore, e è un anno che gioca da noi, ha sempre segnato tutti i rigori che gli sono stati concessi, e purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di incappare in questo errore che... Beh, può capitare. Può capitare a tutti, certo. Anzi, chi va a tirare il rigore ha solamente da perderci. Cioè. Perché se lo fai un rigore è una cosa hai normale. Fatto il tuo dovere. Certo. Se lo sbagli invece è solamente... E poi al 93esimo ancora peggio. Il pallone pare che riposare. Quindi diciamo che c'è comunque... Chiudete questa partita con un po' comunque di rammarico, perché... Sì, un po' di rammarico. Diciamo che è più il rammarico che la cosa positiva di essere primi in classifica. Perché, per esempio, c'è il Riccione che ieri ha pareggiato, il Gatteo che ieri ha pareggiato con Riccione, il Verucchio che ha perso. E se avessimo vinto ieri avremmo allungato sulle dirette concorrenti, che a 7 giornate dalla fine avere anche 3, 4, 5 punti di vantaggio ti fa giocare con più calma, con più serenità la domenica. Passiamo alla seconda categoria, girone Q, con la sconfitta della Promosport, diciamo, possiamo dire quasi annunciata, no? Nel testa coda con i Delfini, però al di là del 4-1, mister, avete venduto cara la pelle, perché comunque avete giocato una buona gara. Sì, diciamo che quest'anno l'esperienza che sto facendo di 25 anni di carriera da allenatore, l'ho detto anche ai ragazzi, è l'esperienza migliore che potessi fare, anche se i risultati non ci stanno premiando, però abbiamo un gruppo di 25 ragazzi che 3 volte alla settimana rubano il tempo al loro tempo libero, perché sono... chiaramente dilettanti, quindi chi studia, chi lavora, e quindi dei sacrifici enormi, senza avere un euro di rimborso spese. E quello che dico ai nostri ragazzi è quello che noi dobbiamo conquistarci comunque sul campo, domenica per domenica, la stima degli avversari. E la cosa migliore per conquistarla qual è? Dimostrare sul campo che possiamo tranquillamente guardarci negli occhi con loro, confrontarci, e cerchiamo di fare il nostro gioco. Poi domenica scorsa chiaramente... abbiamo affrontato una squadra che secondo me non ha niente a che fare con una seconda categoria, per i giocatori che ha, per la qualità di questi giocatori possono tranquillamente fare una promozione, neanche una prima categoria, sono squadre a promozione, esperienza di Altin, quindi in difesa c'hanno Muratori, quindi giocatori tutti con grande esperienza, quindi ci stava, abbiamo venduto cara la pelle. Quello che mi dispiace è che il risultato, diciamo, è leggermente bugiardo, ma non per tanto per la sconfitta di per sé, perché i ragazzi non meritavano magari di subire il quarto gol per un'incertezza del nostro portiere, ma ci sta, l'errore del portiere poi è quello che si evidenzia più di tutti. Diciamo che però il dato positivo di questa stagione della Promosport, a parte insomma i 3 pareggi, no, precedenti questa sconfitta, è che al di là dei risultati il gruppo ha dimostrato di essere un gruppo coeso, quindi credo sia per voi calciatori, che poi voglio sentire anche col mister che già mi ha accennato qualcosa, una bellissima annata, al di là poi di come insomma potrà andare a finire, tenuto conto che la classifica è quella che è. Assolutamente sì, con un campionato nelle nostre condizioni, diciamo, siamo usciti dal girone d'andata con 0 punti, e quindi le reazioni negative da parte della squadra potevano essere tante. Invece non è stato così, perché siamo rimasti uniti e tutti, uno zoccolo duro di 15-20 ragazzi, ha continuato ad allenarsi e ci ha messo la faccia tutte le domeniche, e nel girone di ritorno i primi punti sono arrivati, come volevasi dimostrare dopo tanti sacrifici, tanti impegni, sono arrivati anche i primi risultati. Adesso andiamo avanti senza paura. Però mister, prima l'accenno penso fosse anche questo, no? Sull'esperienza della Promosport, no? Sì, innanzitutto devo dire che Promosport è una società che nasce sotto l'ombra del campanile, no? Quindi ha di per sé dei geni che sono quelli del sociale, tant'è che
ha un ottimo settore giovanile, ci sono 250 iscritti, abbiamo degli ottimi allenatori perché sono tutti patentati, quindi da questo punto di vista la missione che ha la Promosport è quella di far crescere i ragazzi del settore giovanile. Certo. E la scommessa che è stata fatta di partecipare a un campionato che può essere impegnativo come quello di seconda categoria senza avere le potenzialità forse tecniche ma anche di mezzi economici per affrontarlo, comunque è una, diciamo, una scommessa per il futuro. Abbiamo già parlato col direttore sportivo, siamo già d'accordo che il prossimo anno comunque vada il campionato, che sia di seconda categoria, perché anche noi ancora ci crediamo, finché la matematica non ci condanna, anche perché abbiamo visto che siamo riusciti a pareggiare bene con l'Asar, quindi era in seconda in classifica, e quindi questo ci ha dato una spinta maggiore. È chiaro, adesso il campionato ci sarà, in pratica si dipanerà, no, verso la fine, ci saranno squadre con, diciamo, ancora obiettivi finali e squadre che in realtà potrebbero rilassarsi, e quindi possiamo ancora giocarcela, cioè, fino alla fine non molliamo. Poi il prossimo anno abbiamo già trovato un accordo, quindi io mi trovo molto bene perché, come dicevo prima, è una società sana, che è la cosa più importante, diciamo, anche in questo periodo storico, no, per il nostro calcio. Assolutamente. Gemmano, che viene da un bel 4-1 sulla Virtus Olimpia, doppietta di Caro, reti di Muccini e Nicolini per l'Olimpia Segno Finelli, insomma, raccontatemi, Fabio e Francesco, questa partita. Ma è stata una partita comunque, io partendo dal presupposto che l'ho vista dalla tribuna, purtroppo, un infortunio riscontrato il sabato prima contro la Santa Catesa. Allora dimmi prima, stai per rientrare, un infortunio? Allora, sta da stare un pochino fermo, in uno stiramento, fortunatamente stiramento. Niente di più grave di quello che pensavo inizialmente, perché è stato un forte dolore, però no, sabato è stata una partita, i primi minuti a noi, non so perché, un po' ci prendono sempre, non lo so, un po' li prendiamo forse un po' sotto gamba inizialmente, oppure partiamo un pochettino spenti, non so, e quindi siamo partiti un pochettino rincorrendo. Poi piano piano abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, come si dice anche il mister, sono visti degli ottimi spunti sul gol di Muccini, c'è stata un'azione, siamo entrati proprio molto molto facilmente, lui è tu per tu col portiere, ha fatto anche un buon lavoro perché comunque è stato un gol non semplice. E poi dopo il 3-0 di Muccini abbiamo subito il 3-1 e anche lì un attimino di destabilizzazione. Poi dopo Nicolini su cross di Ringucci, che sembra quasi una storia inventata, la mette dentro e il gol della sicurezza. Una storia inventata perché è una cosa quasi improbabile, dici, per quello? Cross di Ringucci e gol di Nicolini è proprio... Dici che è l'apoteosi proprio... No, incredibile. Però vabbè, infatti... No, infatti, in allenamento li provano spesso, li sbagliano, però... In partita. Sì, infatti era quello, immaginavo che poi dopo non viene. Tu invece l'hai vissuta dal campo? Io l'ho vissuta, sì, da protagonista. E l'ha vista bene oppure l'ha letta vista bene? Bene, devo sì. dire che l'ha vista bene. Sì, noi abbiamo questo difetto di partire un po', diciamo, siamo un po' un diesel, partiamo un po' dopo, però grazie forse anche a un episodio favorevole con un errore del portiere avversario siamo riusciti a portarci in vantaggio, e questo diciamo che poi ci ha reso la gara un pochettino più semplice. Poi la squadra avversaria appunto si è... Scusa, anche bravo Carol che ci ha creduto comunque. Sì, assolutamente, perché... da premiare comunque il rapace, dai. Giusto. Da premiare assolutamente il nostro numero 9, e come dicevo appunto la squadra avversaria si è un po' sbilanciata in attacco e noi siamo riusciti appunto, mettendo in pratica il nostro gioco, quello di giocare palla a terra, segnare questi 2-3 gol che poi ci hanno portato, diciamo, una forse eccessiva sicurezza, perché poi nel secondo tempo siamo sempre rientrati un po' sotto gambe, infatti abbiamo subito il gol, diciamo, del 3-1, però riuscendo poi nuovamente a riportarci di nuovo sopra di 3 gol abbiamo ritrovato quella sicurezza e così siamo riusciti a portare a casa un importante risultato. Allora andiamo a Tilio a fare il nostro giro di campionati.
Stasera sono solo, sto facendo doppio ruolo, intanto i messaggi, sto inserendo anche messaggi, le mie donne mi hanno abbandonato, aspettavamo Silvia ma non è riuscita evidentemente a raggiungerci. Da dove cominciamo? Partiamo dalla terza categoria. Terza categoria che ormai per la vetta non c'è più niente da dire, la Santa Catrese con 10 punti di vantaggio sta vincendo meritatamente questo campionato. Però lo sapevamo già dall'inizio che la Santa Catrese era una squadra molto forte. L'unica che gli poteva dar fastidio era il Canonica e Real Monteleone, che ultimamente il Real Monteleone sta perdendo un po' di colpi. E il Canonica ha avuto anche loro le sue partite perse, mentre invece di là stanno andando mille. È un campionato che è già vinto, quindi con 10 punti di vantaggio solo loro lo possono perdere, quindi il resto non conta niente, perché come sappiamo qui non ci sono i playoff e quindi le squadre dovranno lottare per arrivare più in alto possibile. La possibilità che dal secondo posto, che ce l'hanno ancora sia il Germano che il Monteleone che la Canonica, che potrebbero fare gli spareggi con gli altri gironi e aspettare che ci siano dei posti di ripescaggio per andare su. La vittoria ieri, il risultato sorpresa c'è stato quello della Perla Verde, dal vince 3-0 in casa del Montefiore, un campo molto ostico. La Santa Catrese ha giocato a tennis con il San Vito, la Giovane Cattolica ieri ha fermato il Monteleone, la Giovane Cattolica che era partito male si sta comportando molto Cattolica. Molto bene. Hai sbagliato il nome? Giovane Cattolica? La Giovane Alta Volcunca. Siamo sempre lì in zona, eh? Sì, però Giovane Alta Volcunca, sì, no, scusate. Giovane Alta Volcunca che si sta comportando bene, partita male, sta facendo un bel campionato e del resto abbiamo quasi detto tutto, quindi... E qual è la squadra che vi ha impressionato di più? Ma quest'anno senza dubbio, dato che non la conoscevamo, il Monteleone, perché comunque era una squadra nuova. Già comunque la Santa Catrese aveva una buona struttura già dall'anno scorso e l'aveva dimostrato poi inizialmente, perché poi è scivolato un po' in secondo piano. Il Canonica già lo conoscevamo, ma appunto questo Monteleone diciamo che non ce lo aspettavamo, ecco. Quindi Monteleone. Sì. Per te? Secondo me sì. Ma allora, sì, sono d'accordo con quello che dice il mio collega qui. Comunque sì, la Santa Catrese, poi ecco, anche avendo provato il sabato prima, giocandosi contro, hanno delle buone qualità, dei buoni individuali, dei buoni individui. Sicuramente meritano la posizione in cui sono. Però comunque il calcio è bello perché è strano, no? Molte volte l'ultimo perde chi perde la speranza, dai. Giustamente. Voi siete fuori anche dalla Coppa, no? Sì. Abbiamo buttato fuori il Taverna. Nel derby. Nel derby, sì. Ancora non c'è andato giù. Tra l'altro una partita anche quella lì, vabbè. Il calcio appunto. Andiamo in seconda, Tidio? Quale? Rimini? Andiamo, sì. Quella che ci propone il nostro Matteo Mularetta. Sì, iniziamo dal Q, sì. Rimini, ieri ci sono state delle sorprese, il Bellariva ha perso il Rimini United, quindi anche qui l'Asa ha pareggiato col Torre Pedrera e qui adesso si fa duro un po' per tutti, perché il Super che si sta facendo sotto, i Delfini ormai hanno preso il largo, è la squadra più forte e quindi gli altri devono lottare per i playoff. C'è stato il San Bartolo, che non me l'aspettavo, ha perso in casa con la Colonnella che ha bisogno di punti, lo Sponticciolo che si è portato al secondo posto con la vittoria di ieri. C'è una bella lotta qui in zona retrocessione, dove se la giocano ancora Mulassano, San Lorenzo e anche le squadre davanti, Torre Pedrera, dovranno lottare fino alla fine. Non mi aspettavo la sconfitta del Rimini United con Mulassano. Vedi, questo dimostra che quando le squadre che incontrano hanno bisogno di punti è molto dura per tutti, perché adesso il Monzano si deve salvare e ha lottato e ha guadagnato 3 punti molto buoni contro una grossa squadra, quindi la dimostrazione che sarà dura anche per il San Lorenzo, si è anche ancora leggermente fuori dalla retrocessione, però un punto 2 sono tutte lì e se la devono giocare fino in fondo.
Andiamo nell'altro girone? L'altro girone, il Villamarina continua a vincere, il Perticara ha vinto, anzi ha fatto gol Casadei Parlante a 56 anni ancora. 56 anni, il mister Bomber. Ha fatto gol anche ieri, e complimenti a lui perché nonostante l'età si gioca anche poco, ma quando entra lascia ancora il segno, vuol dire che già. È un bomber puro. È un grande bomber. Qui il Villamarina, la storia parla per lui, no? Abbiamo detto ha vinto Verucchio, e qui c'è stato il Dubicone, che ahimè è successo un patatrac, sì, che abbiamo sì. Detto sui giornali oggi. È un ragazzo, purtroppo non si vorrebbe mai, anche la società è dispiaciuta di quello che è successo, ho parlato ieri. È un ragazzo, tra l'altro, ormai anche quasi professionista del calcio, perché a una certa età, non virgolette per calcio, un esperto, purtroppo quegli attimi che non ti arriva il sangue al cervello, dopo ti penti subito, ma dopo è troppo tardi. Speriamo che non ci siano molte conseguenze drastiche anche per il ragazzo. Sì, ricordiamo però insomma che praticamente sì, partita sospesa. Partita sospesa perché sì, ha afferrato un certo punto per il collo l'arbitro, sì. Che non se l'ha sentita, non se l'è sentita andare avanti. Andare avanti. Dopo si è reso conto, è andato sì, a scusarsi subito in campo. L'arbitro però non se l'è sentita di storie, ha sospeso continuare la gara. Il match, sì. Ricordiamo anche speriamo questa cosa. Speriamo che non succeda niente di grave per il giocatore, per la società, perché dopo queste cose lasciano il segno un po'. Abbiamo dimostrazione in altri campionati che stanno pagando un po' lo scotto di quello che è successo. È vero, sì. Andiamo a vedere anche la prima categoria, così completiamo prima il quadro. Prima categoria qui è in grande. Vediamo un po' di messaggi dopo, tra questo poco. È un grande campionato, è un bel campionato, un campionato che sarà lottato fino alla fine, non c'è la squadra che prende il volo, non c'è una squadra che una domenica perde il Verucchio, pareggia il Granata, pareggia il Riccione, pareggia il Gatteo, e non ci sono qui però dobbiamo dire che il Granata ha 40 punti, però il Nuova Fiera mercoledì sera gioca San Clemente, anche qui San Clemente è una squadra che ha bisogno di punti, bisogna stare attenti perché come dicevo prima, se riesce a vincere la gara con San Clemente il Granata e il Nuova Fiera si porta 40 punti in testa col Granata. Pure anche dietro, perché non dobbiamo guardare solo quello davanti, perché il Sala ha avuto un periodo un po' nero, ma si sta rifacendo sotto di nuovo. Il Gattrio è lì, il Riccione è lì, il Verucchio 39 punti. Quindi Sant'Elmete, che molti non ci aspettavano dopo le sconfitte consecutive, ha fatto 5 vittorie consecutive, però sapevamo che Sant'Elmete aveva una squadra molto forte, che non meritava la classifica che aveva. Adesso si sta facendo sotto e ci può credere ancora anche per il primo posto, perché nel giro di 4-5 punti, ancora 7 partite da giocare, è ancora tutto da dire. Ieri ha fatto bei 3 punti il Bachia, che tra l'altro mi hanno detto adesso che è costato la dimissione dell'allenatore del Savio. Il Bachia è andato a vincere in casa del Savio, il Savio che era partito molto bene adesso si trova in zona di retrocessione. E del resto è una lotta fino alla fine, vedremo chi la spunterà. La migliore squadra che terrà fino al campionato, perché quando arriveranno i primi caldi. Io ieri ho visto Gatteo e Riccione Gatteo, non ho visto una gran gara, disturbata dal vento, perché c'era un vento tremendo che la palla non si controllava. Il Riccione mi aspettavo qualcosa in più, onestamente, con la squadra che ha, con i giocatori, i nomi che ha, però a volte vuol dire che i nomi non dicono e non dicono. Ieri era partito bene, si trova in vantaggio subito dopo 4 minuti in casa. Gatteo che ha fatto un primo tempo proprio disastroso. Dopo il mister ha cambiato 5 uomini, ha avuto il coraggio di cambiarne 2 subito, uno si è fatto male, e anche molto perché ha legamenti della caviglia rotti, quindi ne avrà il campionato finito. Molti falli in campo. Riccione doveva chiuderla la partita, invece non è riuscito, ha subito il Gatteo anche nel secondo tempo dopo il gol, che poteva anche vincere il Gatteo dopo le proteste e le cose che sono successe, lasciamo dal campo. Claudio, lo chiedo a te, qual è la squadra che ti ha impressionato di più, visto che qui insomma possiamo arrivare praticamente fino al Mondaino per la vittoria del campionato, no? Lotta per la vittoria del campionato, ci sono parecchie squadre. direi a livello di individualità il Riccione. Il Riccione ha 2-3 elementi, diciamo, fuori categoria.
però faticano, diciamo, col gioco, non hanno un gran gioco, non mi hanno impressionato a livello di gioco, però come individualità forse è la squadra più attrezzata. Attenzione anche al Sant'Ermete, che sta venendo su forte, e molte volte l'entusiasmo è una cosa, è un fattore importante. E sono parecchie, diciamo, squadre, però, un po', diciamo, non c'è la mazza campionato che dici se posso, che è fuori categoria. Se posso dire una cosa, io ho visto ormai 5-6 partite di prima quest'anno, ho visto il livello che si è abbassato rispetto ad altri anni. E forse per questo anche che tutte le squadre sono mucchiate. Non c'è la squadra come livello di gioco, come livello... Ho visto il Granata, loro hanno una forte difesa, però davanti non riescono a fare molti gol. È vero che i campionati lo vincono chi ha la difesa migliore, che non subiscono, però devono anche farli. Purtroppo conta anche il gol. Però non ho visto molte squadre, per il momento non ho ancora visto il Sant'Ermete, però ho visto il Granata, ho visto il Mondaino, ho visto il Riccione, ho visto il Verucchio, però non ho visto una squadra, il livello di gioco in campo, non ho visto il livello degli altri anni, perché tanto è una vita che sono nel calcio, è una vita che seguo le categorie, e ho visto il livello che si è abbassato leggermente, anche come gioco in campo. Allora, andiamo con i messaggi perché ne sono arrivati tanti, eh? Cercato di inserirne il più possibile. Allora, Attilio, ieri a Riccione è stata una partitaccia brutta da vomitare, addirittura termine esatto per il gioco e il resto, ma in tribuna il tifo riccionese era una comica, 5 persone ubriache, stonate e molto maleducate, che figuraccia. Ma c'era poco tifo, è un così? No, la gente ce n'era pochissima, ma a Riccione sappiamo che ha quei 5-6 ultras che arrivano con i bottiglioni di vino, 8 litri di vino, 10 di birra, si ubriacano e dopo alla fine non qualcuno stona nei cori, va bene, ma ci sta quello, ma il tifo anche quello in tutti gli stadi, di fatti adesso non è che sia stare, cioè, sì, di fatti. Allora, poi Attilio, sai dire cosa è successo ieri a fine gara negli spogliatoi Riccione? Marco, il punto tifoso di Riccione. Io sono andato via, negli spogliatoi non sono andato, non posso dire cosa è successo. Mi hanno detto oggi che è successo un po' di caos, mi hanno confermato anche quelli del Gattio, ho chiamato qualcuno per sentire se sapevano qualcosa, ha detto che negli spogliatoi è successo qualcosa di grosso tra i giocatori dopo il risultato finale. Però io non posso giudicare niente, non ero lì, io ho fatto la mia partita, sono andato via, non ho visto niente. In prima categoria per me la squadra più forte è il Sant'Ermete, che ne dice Attilio, chiede Claudio Rimini? L'ho detto adesso io, Sant'Ermete è partito male ma sta venendo fuori molto molto forte, il Sant'Ermete è una squadra molto quotata. All'inizio del campionato ero una tra le favorite e adesso ho fatto 5 vittorie consecutive, che non sono poche, e se continua con questa linea di marcia la squadra c'è, può dire la sua anche per la vittoria finale. Simone, un messaggio per te, un esempio dentro e fuori dal campo è un giocatore fuori categoria, orgoglio Promosport. Ringrazio chiunque. Si commenta da solo, devo dire. Nel 2000 è cresciuto nella Promosport da bambino fino adesso, quindi ancora può crescere. Beh, la terza generazione, tra l'altro, no? Sei di terza generazione, sì, no? Perché sì, esatto. C'è comunque lo storico presidente, nonché mio primo allenatore, sì, Cosimo. Infatti, poi Sergio e poi c'è mio babbo, sì. Siamo arrivati al piccolino che ha 11 anni meno di me, quindi si va avanti. Quanti siete adesso come nella dinastia? Siete I figli tutti? Di Sergio, sì. Diciamo io, poi c'è mia sorella che ha provato anche lei. Ha provato anche lei? Padone, sì, poi è andata per altre strade. Per altre strade. E mio fratello Samuele che ha 16 anni e il piccolino di 10, ne fa 11 a dicembre. Quindi siamo tre calciatori e una calciatrice mancata. Il diciamo. Piccolino è il più forte di tutti, senza dubbio. Confermo. Su 3 generazioni lui frega tutti. La dice lunga. Sì. Bene, bene, va bene. Allora, perché non parlate mai del Borgo Marino, ci dice Enzo su Facebook? Parliamo del Borgo Marino, abbiamo sempre parlato. Il Borgo Marino sta facendo un campionato bellissimo rispetto agli altri anni. Ha cambiato girone e quest'anno sta facendo un campionato. Gli altri anni ha dovuto sempre fare i play-out per salvarsi, invece quest'anno sta andando a 1000. Allora, Fabio, i tuoi fan ti guardano. Quanti? Sappilo. Tutti e due? Forza. I due sono. Poi c'è un Forza Promo e poi c'è un Fabio, salutaci. Ciao. Salutali. Il Gatteo merita di andare in promozione, ottimo organico e ottima mentalità. Sì, è una squadra molto giovane, ha dei giocatori molto validi in campo, io l'ho visto ieri, quindi merita.
Promo Sport, raccontateci la storia dei calzini di Pierini. Non so perché veniva fuori, questa era inevitabile. Cos'è questa? Come mi incuriosi, sapete, queste sono le cose che mi incuriosiscono di più. Allora, la storia dei calzini di Pierini è una storia che risale un po' a quello che può essere la cabala. Pierini, non so se sia vero o che non sia vero, ma diciamo che i compagni si lamentano un po', perché queste calze effettivamente... diciamo che non sono proprio profumate al massimo. Okay. Allora la sua scusante è quella che non li cambia finché i risultati sono positivi. Però non bisogna, li lava neanche? Però bisogna che qualcuno gli dica che fino adesso i risultati sono stati negativi. Quindi sarebbe utile che li lavasse, magari si cambia. Forse in effetti qualcosa non quadra. Esatto. Domanda per Babino. Dal punto di vista calcistico, quali sono le differenze tra te e Maducci, visto che vi giocate spesso il posto da titolare? Beh, le differenze calcistiche tra me e Amadouchi sono tante, anche perché io sono un terzino, lui è un difensore centrale. E secondo me chi ha fatto questa domanda non conosce bene la squadra del Granata. Bene, un'ottima risposta, anche cattiva. Settimo risultato utile consecutivo per il Superga, possono puntare ai playoff, Attilio? Non ho capito bene che per il playoff. Il Superga. Il Superga è lì, può ancora lottare per i playoff. Non dimentichiamo che l'anno scorso le hanno vinti i playoff il Superga, Quindi la squadra organica è quello, e può lottare, ha avuto delle partite anche loro negative come tutte le squadre, adesso si stanno riprendendo e ancora può dire la sua. Allora, stavo vedendo perché è arrivato questo e ancora non è inserito. Ciao Babbo Claudio, forza Granata da Maria Sole. Mia figlia è appena arrivato, fresco. Poi Simone Franco, migliore centrocampista della seconda categoria. No, non è vero. Tanta roba. Ti vogliono molto bene, però, i fan. Allora, grande reazione del Gatteo. C'è tanto rammarico per il gol preso ad inizio gara. Saluti da Marco. Forse è ora di cambiare mister a Riccione. Non azzecca più niente. Giocatore in panchina che in altre squadre giocherebbero da protagonisti. Anche se va detto che con un organico del genere è anche difficile fare le scelte, no? Sì, cioè è sempre bene averle le scelte del genere, però... Troppi giocatori, anche a gennaio ne hanno preso degli altri, e dopo chi va in panchina è logico che si lamenta, non gioca mai, va addirittura in tribuna, quindi è difficile anche per il mister. Domanda per Babino e Moroni, la prossima partita sarà contro il Sala, vista l'andata molto accesa con diverse polemiche, che squadra pensate di trovarvi di fronte? Beh, il Sala è una squadra in forma perché sta giocando molto bene, ha vinto le ultime partite, e è una squadra molto preparata a livello tecnico. In più è un derby, il derby di Cesenatico, sarà una partita dura da entrambe le parti, e i derby non si sa mai chi può vincere o chi può perdere, quindi non so dire chi vincerà, è una partita aperta. Grande Accademia dei Mini Calcio, vittoriosa San Lorenzo per 2-0 con i gol di Pace e Porziello, ex Riccione, calcio, ritornate al calcio giocato. Forza Gemmano, complimenti a Fabio e Francesco. E poi Ricciotti è un vero trainer, sempre concentrato e spesso determinante, anche se ultimamente non ha giocato. Ringrazio, anche se non so chi sei, grazie mille. Se andiamo avanti così, in prima categoria, questo è bellissimo, chi arriva prima è promosso, chi arriva secondo è retrocesso. Questo è meraviglioso, questo messaggio. Messaggio della serata, dopo quello di Maria Sola, ovviamente, però glielo diamo. bellissimo, perché è davvero un campionato in segno del grande equilibrio. Buon pareggio ieri per il Mondaino, che riesce a impattare con la capolista, peccato perché in casa è un po' che manca la vittoria invece che arriva sempre da spalti, sempre unici i nostri ultra. E poi ancora vittoria del Santa Ermete nel derby. Attilio va in giro un po' ovunque, che ultimamente piove poco, Andrea di Santa Ermete, anche se oggi ha piovuto. Poi vediamo un po', ieri i tifosi del Riccione hanno esagerato contro l'arbitro, che ha arbitrato benissimo, tentare lì invasione per una ammonizione è troppo, questo scrive Paolo da Gatteo. Questo per quanto riguarda questi messaggi, quelli che sono riuscito a inserire, poi ne stanno arrivando tanti altri, non so se riusciremo poi a vederlo, ma prima... Allora, ce n'è uno super per Babino, vediamo un po'. Per Babino, cosa ne pensi del tuo amico Marconi del Sala? Io non conosco Marconi, quindi... Non è che per caso all'andata vi siete attaccati, roba del genere? No, non lo conosco, quindi non posso dire nulla. Allora, Babino, notizie del bomber Mancini dopo domenica?
Spero che il bomber Mancini stia bene. E ieri nello spogliatoio, dopo aver sbagliato il rigore, gli ho detto di alzare la testa. Non è che per un suo errore dal dischetto la stagione del Granata è da buttare via, anzi. E io penso che tutta la società, la dirigenza e noi giocatori dobbiamo ringraziare Mancini per quello che ha fatto in questo un anno e mezzo, perché è arrivato da noi l'anno scorso e nella pausa invernale ci ha fatto fare un grande salto di qualità e con la maglia granata ha già segnato una 20-25 reti e lo possiamo solamente che ringraziare. Allora, la Provo Sport si riuscirà a salvare anche quest'anno? Speriamo, non è facile vista la classifica, ma speriamo. Simone Franco è determinante. E poi vediamo ancora quest'altro. Babino, qual è il giocatore che ti ha impressionato di più? Fammi un nome. Della prima categoria, senza dubbio, Tolomeo. È un giocatore che potrebbe giocare tranquillamente in Eccellenza o anche in Serie D. Allora, prossimo impegno, abbiamo già detto prima, per voi, un attimo Roberto, prima mi sono dimenticato, perché ci ascoltano, Bachia. Il Bachia ieri ha fatto una bella impresa a vincere a Verucchio, non abbiamo cavolo. Detto questo non in è effetti, da poco va sottolineato, perché il Bachia che è un'altra squadra che ha bisogno di punti, è sempre di Cesenatico e quindi ha fatto una bella impresa, facciamo i complimenti anche a loro. E tra l'altro ha fatto anche un favore. Però essendo il derby Bachia-Granata ci ha fatto un favore, li ringraziamo, ma diciamo che non corre buon sangue tra le due squadre. Immaginavo, però dico in questo caso sì. Capita, no? È come quando il Torino pareggia con il Napoli, fa favore alla Juve, non involontario, ma sempre di favore trattasi. Esattamente. Allora, abbiamo già detto del big, tra l'altro uno dei big match di giornata, perché insomma, con una classifica così corta ci sono tanti scontri al vertice. Per quanto riguarda invece la Promo Sport, prossimo con il San Bartolo in casa, mister. Sì. Avremo questa partita che per noi, come tutte le partite, diventa importante. Accennavo prima che per noi il campionato si chiuderà all'ultima giornata, che sia poi un risultato positivo, prima si accennava, no, alla domanda se riusciremo a salvarci. Noi ce la mettiamo tutta. Quello che possiamo fare, i ragazzi danno oltre al 100%, quindi non posso chiaramente che essere soddisfatto del rendimento che hanno. I risultati ci hanno premiato nelle ultime tre giornate prima di incontrare, diciamo, una squadra che è fuori classifica in assoluto, che sono i Delfini, ma noi ce la giochiamo fino alla fine. Vogliamo avere una dignità pari alle altre, quindi. Allora, Maroni quando tornerà in campo? Lo prendo al volo così? Arriviamo presto, inizio già a allenarmi al campo, ho un programma ancora personalizzato per una decina di giorni, poi rientro in gruppo, quindi dai, 15-20 giorni spero di... Fabio, anche per te 15-20 giorni più o meno con uno sfinamento? Sì, due settimane, già una è passata, quindi sta andando migliorando, diciamo, piano piano. Una barra due settimane e ti vediamo in campo. Speriamo meno possibile, sì. Non ci sarà invece per la prossima in casa della Virtus San Mauro a Mare, invece tu ci sarai, Francesco, vero? No. Neanche te? No, perché ero in diffida e sabato sono stato ammonito, quindi dovrò saltare purtroppo questa sfida per noi molto importante. Perché... comunque siamo appena un punto dal San Mauro. Bene, insomma, quindi sarà doppiamente importante, insomma, questa sfida. Benissimo, allora siamo in chiusura perché dobbiamo andare alla linea al TG. Io ringrazio tutti i nostri ospiti per aver partecipato a Calcio.Basket. Noi torneremo tra poco, poi recupereremo anche qualche messaggio anche che continuerà a scorrere sotto anche durante il TG, perché dopo torneremo con la seconda parte, quindi restate con noi. Per la 22ª giornata del campionato di prima categoria Girone H, sul campo di Poggio Berni si affrontano Athletic Poggio.